Peccato davvero. Forse ad inizio di partita e alla vigilia qualcuno aveva fatto un piccolo pensierino. Battere il Cividin per rilanciare morale e classifica. Purtroppo non è stato così. I sogni sono sempre sogni e svaniscono proprio sul più bello, quando sei sul parquet e davanti hai uno squadrone pluriscudettato come il Cividin. I teramani hanno dato il massimo per cercare di infrangere una tradizione negativa che li vedeva sempre sconfitti contro i giuliani. Il primo tempo, nei 15 minuti iniziali, il Teramo, ben impostato sul campo dal mister Finocchi, è riuscito a tenere a bada i triestini, neutralizzando gli attacchi di Pischianz e compagni, che a Teramo hanno dimostrato di non essere più quella squadra di un tempo. Dopo un inizio in perfetto equilibrio, i giuliani hanno preso il sopravvento sui biancorossi, sfruttando le parecchie indecisioni in fase d'attacco dei padroni di casa. Eppure il Teramo in difesa stava giocando veramente bene, con Di Domenico sugli scudi a dettar legge in fase di interdizione. Alla distanza però il Cividin ha tirato fuori tutta la grinta e la determinazione, andando a chiudere il primo tempo in vantaggio per 13-8. Nella ripresa, ancora il calo dei teramani ed evidenziare la scarsa vena degli ospiti che hanno trovato la strada libera anche perché i biancorossi hanno mollato le redini della contesa. Il Teramo perde 28-18, ma il Cividin sicuramente dovrà rivedere qualcosa in vista di più difficili impegni. Per i teramani, sabato trasferta non proibitiva a Reggio Emilia contro il Rubiera. Per il Trieste, impegno casalingo. Dimenticavo, forse lo Duca non sa che dovrà render visita allo Scafati di Chionchi e compagni. Può anche darsi che lo scudetto sia trasferito ancora una volta al sud.